dal palazzo, perché qua c'è uno squallido balletto, compravendite, mercato di senatori, mancano vaccini, mancano insegnanti, mancano autobus, mancano rimborsi alle imprese e questi vanno a caccia ai senatori di notte. Farò il mio dovere, farò il mio intervento, però ormai la mia testa e il mio cuore è fuori da questo palazzo. Sono scene veramente imbarazzanti. Un appello contro il pericolo sovranista. L'Italia è il paese, tra i grandi paesi al mondo, con più morti e con più danni economici. Quindi per qualcuno il pericolo sono i sovranisti o gli alieni. Ripeto, io oggi parlerò in quest'Aula non di compravendita di senatori, di Prima Repubblica, di Prodi, di Mastella. Mancano vaccini, mancano insegnanti, mancano rimborsi alle imprese. Vengono mandati al macello centinaia di migliaia di studenti senza minimi criteri di sicurezza. E questi stanno a contare sul senatore a vita che va e che viene e sul fuoriuscito da convincere a suon di poltrone. L'Italia vera è fuori da questo palazzo, purtroppo. E questo periodo ha bisogno di una crisi politica, secondo me. Chiedetelo al governo. Se la stanno cantando e suonando loro, Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, se la stanno cantando e suonando loro, noi ci saremmo volentieri occupando di altro. Ripeto, sono molto preoccupato, ho sentito i governatori che stanno fermando i piani di vaccinazione perché dall'Europa non arrivano i vaccini promessi. Ho sentito i rappresentanti degli studenti e degli insegnanti che ritengono che non ci siano le condizioni di andare a scuola in sicurezza, cosa che Lazzolina invece pensa. E ho sentito i rappresentanti delle imprese, degli artigiani e dei professionisti che non hanno ancora visto un euro in molti casi rispetto alle promesse fatte. Quindi scuola, lavoro e salute. E siamo qua a parlare di Mastella, arriva o non arriva il senatore a vita dall'altra parte del mondo e l'eletto all'estero avrà preso no, la coincidenza. È squallido. Onorevole, è squallido. Scusi, l'unica alternativa che vi ponete, oggi abbiamo due scenari, no? Se non viene la fiducia Conte o dalle dimissioni o va da Mattarella e Mattarella cerca una nuova maggioranza. Per voi l'unica via maestra sono le elezioni o se Mattarella vi dà l'incarico cercherete una maggioranza di centrodestra? A me va bene tutto purché l'Italia riparta. No, però... Le elezioni ci sono in mezza Europa, a partire da settimana prossima in Portogallo. Quindi anche un Conte più rafforzato, le va bene tutto? No. No, va bene. Delle due ipotesi sottolineate dal collega. Posso andare in aula a sentire... Sì. Conte, è curioso di sentire. No, siccome gli devo rispondere, però è cortese ascoltare uno a cui deve rispondere. A lei, Conte, attenzione. Diciamo anche duramente qui al Senato. Piano, cazzo. A me dei toni e della forma interessa men che zero. È passato un anno e mezzo da quando si sono inventati il governo Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Lascio giudicare a chi ci guarda se l'Italia ha fatto dei passi avanti o dei passi indietro. Siamo fra i paesi al mondo con più morti e con più danni economici. Quindi se il modello italiano Conte per la gestione del Covid fosse un compito in classe in una scuola sarebbe da 4. Cercano sempre i problemi altrove, i problemi ce li abbiamo in casa. I problemi si chiamano Conte, Azzolina, Bonafede, Speranza. Fatemi andare ad ascoltare, okay. Sennò poi non sono in grado di rispondere. Dai, ragazzi, siamo tutti ammucchiati. Grazie a voi.